Ragazze, buongiorno, bentornate in un nuovo video. È di nuovo qualche giorno che non registro nulla, perché appunto ho avuto una miriade di cose da fare, anche progetti di lavoro da sbrigare, quindi non ho avuto proprio il tempo. Però oggi sono un po' più libera, sabato e domenica sono un po' più tranquilla e quindi eccomi qua. Allora, mi sto pulendo gli occhiali perché sono sozzissimi e stamattina devo andare a fare una cosa bellissima. Adesso poso gli occhiali e vi dico come iniziare meglio la giornata. Allora, scherzi a parte, devo andare a consegnare la caccona di Aaron. Tranquille, non c'è odore, non c'è nulla, perché l'ho messo in un... A parte che dovevamo fare tre sacchetti di tre giornate, una dietro l'altra, di un pezzettino ovviamente, che vi discorsi ragazzi, io spero che non stiate mangiando, e, per tre giorni per fare l'esame feci, Giardia, una cosa del genere, Giardia dovrebbe essere. E quindi niente, è un controllo che ogni tot bisogna fare e quindi abbiamo preferito farlo, e ce l'ha consigliato la veterinaria perché appunto aveva fatto un pochino di poco sangue nelle feci. È successo una sola volta, non era sangue digerito ma era sangue fresco, però comunque vogliamo star tranquilli, anche appunto in previsione di lasciarlo alla pensione. Comunque volessimo lasciarlo, bisogna che sia sano, che stia bene, che abbia tutte le vaccinazioni, questi controlli qua, quindi va fatto. E in più vogliamo anche noi star tranquilli che lui stia bene. Detto questo, quindi vado a fare questa bella consegna di M in tutti i sensi, e devo passare anche adesso, magari, tanto visto che ho lasciato Riccardo e Ale a fare colazione, così si godono un po' queste orette insieme, anche perché poi Riccardo oggi va a lavoro. Se la giornata regge, oggi in realtà vorrei portarmi Ale a prendere un bel gelato insieme, uscire un po' a fare qualcosa, perché con ste piogge siamo sempre in casa tra una cosa e l'altra. E quindi insomma vediamo un attimino se oggi ci gira, andiamo a farci una bella passeggiata, a prenderci un gelatino insieme, magari vi porto con me. E basta, insomma, questo è quanto. Altre news non ne ho. Io da oggi sinceramente, infatti anche Riccardo mi ha detto fatti colazione fuori, tanto tempo che arrivi a casa, tra un po' poi è ora di pranzo, perché comunque non è dietro casa. Però io sinceramente ragazze da oggi vorrei un po' tenermi, devo per forza, perché sennò arrivo rotolando quest'estate. E non dico la dieta, proprio che non mangio le cose, però devo eliminare gli zuccheri, ma totalmente. È l'unico modo per perdere peso un po' velocemente, per quanto mi riguarda, non prendetemi d'esempio. Però devo veramente ridurre i carboidrati e gli zuccheri, mi basta fare questo, non voglio strafare, non voglio farvi promesse che... specie a me stessa, perché non è che devo prometterlo a voi, ma non riesco a mantenerle per il momento. Però per godermi un po' di più l'estate, visto che vi dico, questo mese è da dimenticare, nel senso che è stato un mese tanto difficile, ma voglio proprio ripartire, proprio tipo azzerare, no? Perché è stato un mese un po' brutto, un po' pesante, dove ho sfogato abbastanza sul cibo. Sapete che io quando poi ho momenti un po' di difficoltà mi butto là alla fine della fiera, quindi insomma vorrei proprio almeno gli zuccheri, ecco. Quindi mi prenderò un semplicissimo cappuccino di soia con il dolcificante e non voglio prendere la brioche assolutamente. Quindi da qui a metà giugno, proprio almeno un mese, voglio fare un detox che non avete idea, proprio ne sento la necessità. A pranzo voglio farmi una bella insalatona con un bel uovo sodo
e basta. E devo proprio togliermi gli zuccheri per qualche settimana perché ho veramente esagerato. Comunque, bando alle ciance, vediamo se riesco a passare. Bando alle ciance, ci vediamo poi quando arrivo, perché non ho l'appuntamento, passerò tra, mi ha detto appunto, ci ha detto dalle 10 in poi, dalle 10 in poi, quando vogliamo, tanto ci passa tra un appuntamento e l'altro, perché devo solo proprio consegnare e capire se devo già pagare o meno. Comunque, tutto qua, quindi consegno e me ne vo. Non ho altre commissioni da fare, stavo pensando, ma no. Quindi niente, ci vediamo poi dopo, così cerco anche parcheggio. Ragazze, sono tornata, arrivata adesso la consegna CAC effettuata. Ha voluto tenersi anche il contenitore, mi sa che quel contenitore lo butto direttamente nonostante ci siano i sacchettini dentro, ma comunque non sacchettini tutti carini con la data scritta sopra, vabbè. E quindi niente, mi sa che butterò tutto. Poi sono passata al Carrefour perché Ricky mi ha chiesto se gli prendevo dei pistacchietti, e allora gli ho preso questi qua come spuntino, diciamo, da portarsi a lavoro. E quindi pistacchietti presi. E poi che altro? Poi sono passata a farmi un giretto in libreria, ero già andata l'altra volta con Riccardo quando siamo andati a fare tutti quei giri di commissioni, e avevo addocchiato un libro che mi piaceva, poi ho detto vabbè, no dai, non spendo. E poi niente, è stato più forte di me, mi ispirava veramente tanto. Diciamo che in questo periodo non mi vanno tanto libri di... in realtà dovrei finire anche l'altro, quello sul racconto del Teddy, quello che vi ho detto, solo che in questo periodo, ragazze, non mi va, e sto cercando di seguire, diciamo, il mio istinto, quello che mi va davvero di fare, perché secondo me imporsi di finire una cosa che comunque non ti va in quel momento è controproducente. Lo tengo da parte. Oppure stavo pensando, visto che a breve vorrei andare a trovare i miei genitori e mia nonna, pensavo, visto che mia nonna è velocissima a leggere e tanto in questo periodo non ho tempo e a lei piace questo genere qua, quello di Teddy, glielo presto, glielo lascio, così se lo legge lei, poi quando l'ha finito lei magari lo riprenderò, insomma. Però in libreria mi ispirava tantissimo questo qui, scritto da Papa Francesco, che adoro. Tu sei speciale. Io mi sento di consigliarvelo perché ho letto, vabbè, la trama qui dietro mi ispirava tantissimo. Non costa pochissimo, costa 17 euro, più o meno nella media, e ti fa veramente ragionare su un sacco di cose. Insomma, se volete un po' riavvicinarvi a Gesù, a Dio, come sta succedendo a me in questo periodo, se volete ritrovare un po' la strada, se vi sentite un po', diciamo, smarriti, no? Io ve lo consiglio. Poi ve lo dirò quando l'avrò letto, terminato. Questo devo assolutamente riuscire a leggerlo, lo voglio leggere, a costo di fare una pagina al giorno. Vi invito a chiedermi: l'hai letto il libro? L'hai letto il libro? Dovete torturarmi perché lo devo finire. E vi leggo quello che c'è scritto dietro, una piccola parte, così vedete se fa per voi. Non credete agli effetti speciali, ma che ognuno di voi è speciale. Ognuno è un dono e può fare della vita, della propria vita, un dono. Sognate una bellezza che vada oltre l'apparenza, oltre il trucco, al di là delle tendenze della moda.
Ognuno di noi è unico ed è al mondo per sentirsi amato nella sua unicità e per amare gli altri. Non lasciatevi omologare, tra virgolette. Non siamo fatti in serie, siamo unici, siamo liberi e siamo al mondo per vivere una storia d'amore, di amore con Dio, per abbracciare l'audacia di scelte forti, per avventurarci nel rischio meraviglioso di amare. E, ho visto così, sfogliandola alla veloce, ho visto che è suddiviso per domande. Per esempio, chi sono io? E vi spiega appunto che siamo persone uniche, vi spiega tutto. Una persona non isolata dagli altri, vi faccio degli esempi a caso, L'essenziale è essere vivo, destinato alla gioia ma anche a opere grandi che ancora non immagino, Dio è con me. Ci sono proprio delle sezioni dove lui dice il suo sapere, più forte del male, mi confronto con una persona sapiente, da persona a persona e oltre, atteggiamento di benevolenza, guarendo l'invidia, rallegrarsi con gli altri, cioè veramente affronta tante piccole tematiche che coinvolgono tutti noi alla fine della fiera. Quindi insomma sono contentissima del mio acquisto, non vedo l'ora di leggerlo, magari già oggi mentre faccio fare poi il riposino ad Ale dopo il gelatino, sperando che il tempo tenga, perché vedo di nuovo questi nuvoloni neri sempre un po' lì in agguato, quindi vabbè. E spero perché lei ci tiene tanto ad andare un pochino ai giardinetti e se lo merita, poverina, perché sono giornate e giornate o di raffreddore, adesso che è già un po' che guarita, che comunque è tornata a scuola, piove sempre il pomeriggio. Per carità, a scuola già si svaga e tutto quanto, però mi sarebbe piaciuto andarci io con lei ai giardini. Quindi non lo so, vediamo che cosa si può fare, per ora regge. Quindi adesso guardo il meteo e poi vi dico cosa facciamo. Ho guardato il meteo poi e... Ma perché ogni volta che faccio il video esce fuori che Ale deve fare la cacca? Poi sempre quando stai mangiando. Vabbè, vai qui amore, vai sotto. Scusate. Vai. Sì, chiudi. Chiudi. Vi dicevo, è il vlog della cacca questo, buon appetito, che ho guardato il meteo e da temporali dalle 4:30-5 così, quindi pensavo di andare subito. Adesso mangiamo. In realtà oggi dovrei fare la doccina, quindi a questo punto non gliela faccio, le metto i vestiti che aveva ieri, andiamo ai giardini, vediamo se prenderci un gelatino, visto che comunque sono stata brava, dai, la buona volontà premia. Niente, era una sensazione amore. La luce, adesso vedo, magari prendo cose delicate tipo uno yogurtino. Mamma, quando vado al parco giochi, prima mi rilasso un po' vicino a te e poi vado a giocare. Ma no, ma vai subito a giocare, no. Poi ci rilassiamo a casa. Va bene. Non abbiamo tantissimo tempo, Okay. Perché poi dobbiamo tornare, magari ci prendiamo una merendina fuori. Sì, dai. Poi torniamo, doccina, che io l'ho fatta ieri, tu non l'hai fatta, quindi oggi giochi, così se ti sporchi te la fai quando torni, poi facciamo il riposino e poi stiamo un po' insieme, giochiamo quando ti svegli, che dici? Uh-huh. Ti piace il mio piano? Uh-huh. Sicura che non ne vuoi ancora? Ce ne sono ancora? No? E quindi niente, oggi pomeriggio con la mia patatina.
Pomeriggio mamma patatina. Sei contenta che usciamo? Sì, perché c'è tempo che non vado al parco. Al parco? Sì. Era giovedì. No, senti. Era di. Vuoi sentire il nuovo profumo di mamma? Sì. Ti piace? Aspetta che non ti hanno visto. Ho fatto una faccia. Questo qua è quello che ho comprato, se non l'avete visto, nel vlog precedente della Louis Jo Glama. Guardate che faccia ha fatto. Gli è piaciuto. Si dice la tineco perché... Oh. Aia, è il mio piede quello. Perché devo... Andiamo, pulirla. Broccolina. Devo pulirla. Così quando torno poi lavo anche... Guardate mamma e vlog. Guardate ziette. Andiamo, va. Devo prendere frutta. Vabbè, ho preso un po' di yogurt. Io ho preso il coso dei fiori. Viola, cocco viola. E panna. Cocco, panna e viola. Perché è super buono. Yogurt, pistacchio e bunetto. Leggerissimo. E la panna ce l'hai anche tu, non fai la Ma fobetta. Quella non è panna. Sì, è panna. E quello? Yogurt. Lo yogurt ancora. Salutino Gesù. Poi andiamo a giocare. Ale ci tiene tanto. Aspetta che ti aiuto, amore. Vai. Piano. Si tira. Allora, gelatino preso. Adesso andiamo al parco. Adesso mi avvicino al parco giochi, anche perché stanno arrivando i nuvoloni neri. Abbiamo poco tempo, mi sa. Siamo passati anche a fare salutino a Gesù, vero amore? Perché domani c'è messa, ma penso verrò da sola. Così, lei ci tiene comunque a fargli salutino, ma ovviamente tutta la messa è un po' lunghina, quindi giustamente dopo un po' la sua autonomia finisce. Invece così ogni tanto venirle a fare il saluto le piace di più. E vedremo poi quando è un po' più grande, magari, non so, adesso ogni tanto la porto, però ogni tanto. Ok, adesso cerco un posto qua vicino, che così siamo più vicini ai giardinetti in caso dovesse piovere, perché vedo già dei nuvoloni belli neri, belli carichi, e quindi mi serve un posticino un po' più vicino, ecco. Adesso vediamo se siamo fortunati, se lo troviamo qua. Qua sì, è vicino, mamma paga il parcheggio, non importa, ma almeno siamo vicini. Se dovesse piovere. Sì, siamo fortunati. Abbiamo trovato posto, evviva! Andiamo al parco giochi prima che piove. No. Ok, ho messo il parcheggio con quell'app comodissima, Easy Park. Comodissimo, io che non ho mai moneta, non ho mai contanti, solo bancomat, è perfetta. Ale, aspettami! È partita, ragazzi. È andata. Cos'è? Amore! Grazie! Anche patatosa!
Ragazze, salto super, iper, mega, fantasmagorico, temporale. E sto già montando questo video, però mi mancavano i saluti. È passato un bel po' di tempo perché Ale si è tornata a casa, Ale ha fatto riposino, si è già svegliata. Adesso sto per preparare cena, però chiudo questo video perché appunto devo fare un po' di cose, tra cui appunto preparare anche cena. Quindi vi saluto. Vi saluto, vi ringrazio per la compagnia. Per il vlog della cacca finisce qua. Vi voglio bene e ci vediamo al prossimo video. Ciao!